Ladies and gentlemen, welcome back. Spartans Creek si chiamava? Sì, sì, Creek, ai tempi sì. Ai tempi sì, episodio 4. Se non erro, 4. Parliamo dell'upset della stagione 2024, ovvero Ryan Garcia contro Vaney. Io non mi ci sarei giocato neanche. Totale, neanch'io. Neanche un calzino bucato. Ha fatto l'upset della vita, penso, zero. A questo punto, perché ha ripreso credibilità. Nonostante il delirio nel build up, nella fase di build up del combattimento, ingressi con cavalli bianchi, violinisti nello spogliatoio quando si scaldava, ma soprattutto le ciabattine di Versace, che cioè io personalmente già per quelle darei un daspo a vita da ogni competizione sportiva. Dove vai senza le ciabattine di Versace? Madonna mia, è quasi peggio dell'accappatoio maledetto di Versace. È una roba. Senti, ma la scarpa di Enei, poi ci arriviamo. Ecco, quello è quasi peggio della. Peggio. Allora, peggio. C'è da dire una cosa: apprezzo il palese tributo alle scarpe di Ritorno al Futuro. Quindi, bello, figo, le Air Mag si chiamano, quella okay. Tipo scarpe da Michael J. Fox. Esatto, bravissimo, quelle che si autoallacciavano. Però tutti d'accordo che facevano veramente cagare, sembravano tipo gli stivali dei Power Rangers. Sì, veramente brutte. Parca miseria, una roba buona. E meritava di perdere. Beh, sì. E sì, meritava sì, per sì, quello. Penso che quello era un ottimo pretesto per perdere. No, però sì, hai detto upset of the year e ci sta, siamo soltanto ad aprile, però ha senso. Anch'io non ci avrei giocato un euro, lo ringrazio tantissimo perché io ero cotto, sono andato in diretta arrivando da Roma la sera prima, avevo preso il Frecciarossa la mattina, ho dormito un paio d'ore, sono entrato in diretta alle 2 di notte quando è iniziato l'evento, loro hanno iniziato a combattere alle 7 di mattina, io ero proprio spompo perché non ce la facevo più. Ma fin dal primo secondo, il primo round è partito subito aggressivo e quindi mi ha subito ricaricato perché non me l'aspettavo. Sì. Con tutto il casino del build up sembrava davvero che avesse perso la testa e invece quella partenza mi ha subito risvegliato e ho detto ok, può succedere veramente il miracolo, alla fine il miracolo è stato. Tra l'altro fantastica, o meglio fantastica, molto molto acuta la scelta del team di non ucciderlo per rientrare nel peso, nonostante ricordiamoci che si giocavano una cintura o tutte? No, una WBC, era WBC di Enei. Comunque era una WBC dei pesi leggeri, super leggeri. Lui ha palesemente rinunciato alla vittoria di quel titolo, pagando una penale folle di 1,5 milioni, non tentando minimamente di centrare il peso, però vuoi non vuoi, se effettivamente prioritizzi quello che è il risultato finale, a te interessa la performance, e la performance da questo, non, diciamo, un'eventuale prova di rientro nel peso non ha gravato minimamente. Ha fatto saltare il banco con questa scelta, perché anche secondo me se ne sarà fregato di fare il peso, quando ha firmato il contratto secondo me sapeva già che non l'avrebbe fatto. Oggi è uscita la borsa che ha preso di 50 milioni e quindi anche perderne 1,5 come è successo per il peso, sai, quant'è? Vuol dire il 3%. Sì. E quindi chi se ne frega? Sì, un po' sti cazzi, anche perché non ha inficiato in nessun modo la performance, gravando appunto con lo sacrificio del peso. E poi sapeva, secondo me, che l'evento non sarebbe saltato, perché era una pay per view, perché era un evento gigantesco, perché c'era un giro di soldi troppo grosso per fare in modo che Enei si rifiutasse di combattere perché lui aveva sforato il peso. Quindi veramente ha giocato a poker. Sì. E alla fine ha pagato. Ha pagato, ma la cosa assurda è... Devo dire la verità, a me Garcia... Allora, io ho capito che Garcia era for real quando ha fatto una prova fantastica contro l'ex campione olimpico inglese Campbell, andando giù, rialzandosi, stiamo parlando ormai di 4 anni fa, sì, se non erro. 2 gennaio 2021, credo, sì, sai? Sì, quindi tre anni fa. Lì onestamente mi fece capire che era veramente duro. Nonostante io sia un pugile europeo, riconosco la differenza di toughness tra un pugile europeo, anche campione mondiale, ma in Europa, rispetto a
oltre l'oceano, quindi l'America. Quindi onestamente sì, gli avevo conferito una credibilità dopo Campbell, ma non sapevo quanto fosse effettivamente fisicamente valido e forte rispetto ai suoi colleghi americani. Mi aveva terribilmente deluso con Gervonta. Oddio, deluso, aveva confermato la poca fiducia che avevo in lui. Però secondo me questa performance qui fa capire veramente quanto Gervonta sia un altro livello nella scena, perché lui si è imposto in una maniera assurda su Haney, che io reputavo veramente superiore di 10 spanne, facendo una box anche, se vogliamo, atipica rispetto a lui, perché lui alla fine non è mai stato un aggressivissimo. Stava lì, ti aspettava questo gancio sinistro flashissimo. Sto giro invece l'ha cercato, sì, sì, anche goffamente, perché a me non piace. L'ha proprio picchiato, cioè questa è la parola giusta, l'ha malmenato, l'ha maltrattato, l'ha picchiato. A me è sembrato di rivedere Brone contro Maidana, sì, come concetto, sì, perché gli è proprio passato sopra, come sì, se fosse un camion, non, anche accettando di prendere ogni tanto dei colpi, sì, fregandosene totalmente. Secondo me ha dimostrato di essere anche duro dal punto di vista mentale, perché è partito subito con cattiveria. E poi quando ha preso un paio di colpi duri verso metà match, appena li ha presi, addirittura ha gridato qualcosa a Haney, si è ributtato in avanti. Quindi, cioè, secondo me è fantastico tutto. E non credevo che riuscisse a farlo anche per tutto ciò che c'era stato prima. Perché io un po' comincio a fiutare queste cose, no? Lavorando con una piattaforma importante da molti anni, avendo seguito tanti build-up, io so che, bene o male, il 90% di quello che si vede nel pre può essere messo in scena. Quindi fino a che non c'è stato il peso, pensavo che tutte le dichiarazioni di Garcia fossero veramente per creare hype o comunque per avere i riflettori puntati addosso. Però quando ha mancato il peso ho detto no, forse veramente stavolta non c'è con la testa. Quindi dal peso al giorno del match, quelle 30 ore, io non avrei puntato un euro su Garcia. E poi ho letto anche dei commenti che in parte condivido, cioè non è che Garcia abbia fatto finta di essere matto, forse Ryan Garcia a livello caratteriale è strano forte, può avere magari qualche rotella fuori posto in senso buono, però questo non gli ha impedito di prepararsi bene, perché comunque se non ti prepari bene con Haney perdi. Io sono rimasto scioccato onestamente quando ogni tanto c'erano sti reel che lo ritraevano fare vuoto o i pad anche in casa, no? Sul tappeto. Sì, ma con l'espressione del nuovo coach disarmata. Derrick James era anche in conferenza disarmata, cioè proprio lo vedevi che nella sua faccia l'unico messaggio che ricevi è perché sono non qui? Ci credeva neanche lui. Insomma, ha fatto fare questo, domani muore. Non ci credeva neanche lui, la bestiale. E invece ha fatto un match, allora, analizzando letteralmente il combattimento, ripeto, l'ha cercato perdendo molti round, secondo me al momento del KO, fino al KO, secondo me era proprio il momento di forbice, Haney stava prendendo sempre meglio il tempo e lui mi sembrava sì volto all'attacco, ma non così convinto. Era quasi un kamikaze, se vogliamo, anche perché, ripeto, Ryan Garcia è rapido, molto più di altri suoi colleghi anche in questa nuova categoria di peso, però è veramente, come disse Gervonta, no fundamental, cioè gancio sinistro, è finita a box Ryan Garcia, cioè nient'altro, anche a livello difensivo, il nulla. Tra l'altro basilarmente sguarnito, perché ti sta con sto collo alto, però è andato lì, ha mangiato dei cazzottoni pesanti stando lì, e paradossalmente i momenti degli atterramenti e degli scuotimenti più forti erano quando veniva anche centrato nello stesso momento da un Haney che comunque si è sempre dimostrato fisico rispetto ai suoi avversari, è comunque pesante. Cioè Haney, ci sono dati di reidratazione che ti parla che faceva 70 kg, 71. Quando faceva il leggero, adesso da super leggero magari anche un paio in più forse. Garcia sembra molto più grosso, era, molto era più grosso, grosso era più grosso. Secondo me Garcia almeno 74 kg. E questo è sicuramente un tema, però diciamo, tu dicevi prima ha solo il gancio sinistro,
E io sono d'accordo, io lo seguo da una vita, in effetti se gli togli il gancio sinistro è un pugile comune, però sarebbe come dire togli la potenza al destro di Wilder e hai un certo. Pugile che forse non dovrebbe neanche fare il professionismo. Cioè il sinistro ce l'ha, ha quel colpo, no, che gli è stato dato come dono della natura, l'ha esercitato tantissimo, perché comunque se tu guardi anche quando fai colpitori fa un miliardo di ganci sinistri, e alla fine quando arriva fa male, non c'è niente da fare, lo porta, è pazzesco secondo me come arriva. Sì. E poi da distanze diverse, perché negli atterramenti ne ha portati due da lontano e uno invece da vicinissimo, sì, praticamente da un clinch. E quello è, secondo me quello è stato l'atterramento più duro. Sì, anche perché ho sentito, o meglio, ho letto proprio oggi che Ani ha riportato anche una frattura alla mascella. Alla mascella. Stiamo parlando di frattura alla mascella di pesi super leggeri, non stiamo parlando di Paolone Vidoz versus Valuev che gli frantuma la mascella. Per l'europeo dei pesi massimi del 2005, boh, sì, qualcosa così. Roba primissimi 2000, ma stiamo parlando di Valuev che era praticamente, Valuev è il mostro di Loch Ness che era stato sfrattato dal lago. Non devi offendere il mostro di Loch Ness così, che poi si arrabbia. Hai ragione, soprattutto non lo voglio vicino. Bruttissimo, sì. Però era 2,15 metri, esatto, per 145 kg. Dice, vabbè, ma arriva una manata di questo, spero che mi rompe solo la mascella. Cioè, capito? Uomini di così poco peso che addirittura arrivano a fratturarti la mascella, vuol dire che veramente sviluppi una potenza infinita e sto cazzo di gancio sinistro. Ce l'ha, c'è niente da fare. E ha fatto la differenza. E ripeto quello che ho detto prima. Questa performance ingigantisce terribilmente Gervonta, almeno ai miei occhi, perché Gervonta con Garcia ci ha fatto il cazzo che voleva. L'ha usato come pezza per piedi, l'ha annullato completamente, l'ha picchiato a sangue ogni volta, anche aspettando semplicemente quel colpo. Che poi però ha trovato due volte, prima al volto e poi sotto. Che ha trovato. Però quanto secondo te cambia, visto che sono uscite in queste ore le foto che paragonano il fisico di Garcia sul ring con Gervonta e il fisico di Garcia sul ring con Devin Haney, sono due corpi completamente diversi. No? C'era la clausola di... A parte si combatteva nei leggeri con Gervonta e c'era il limite di reidratazione di 3 kg, quindi 61,5 peso, 64,5 sul ring, forse qualcosina in più perché poi la clausola la calcolavano la mattina del match... Quanto puoi prendere? 2 kg da mattina a match? Anche 3-4, secondo me. Poi tutto in funzione di quanto della grandezza del taglio. Ok, però se lui aveva il limite reidratazione la mattina del match a 64,5, può essere salito a 67? Sì, 67. E quanto era però sabato con Haley? Sì, 7 kg in più tutti. Ma 7 kg, cioè vorrei capire questo, tu dici quindi 74 kg con Haney, 73-74 e 66-67 con Gervonta un anno fa, ballano 6 o 7 kg, ma quanto è acqua, cioè quanto era disidratato con Gervonta e quanto invece sono muscoli che ha messo in un anno? Allora io penso che comunque possiamo definirlo un grossolanamento 50-50, nel senso che hai... comunque del tono muscolare in più inevitabilmente, perché stiamo parlando comunque di un uomo nel picco anche ormonale, quindi stiamo parlando di un professionista, quindi non fai così tanta difficoltà ad aumentare di così poco in termini di chili, 3-4 chili, okay. in un camp no, ma in una buona off season e in un discreto camp li metti. Parlando clean, quindi senza sospetti di additivi vari, chimici, non legali. Nonostante siamo tutti consapevoli del fatto che oltreoceano sia folklore. Qualcuno qualcosino ogni tanto, no? Ho capito. Tanto, so. Qualche contaminazione. Anche se, ti devo dire la verità, a quanto pare i pilastri della preparazione di Garcia sono stati la cocaina e thank you Jesus. Thank you Jesus, fondamentale. Thank comunque. You Jesus è proprio alla base della piramide, i seguenti gradi di cocaina, palese. Alcol ogni tanto, così. Giusto? Sì, per stemperare l'effetto eccitante. Quindi secondo me ti dico un buon 50-50, però stiamo parlando effettivamente di relativamente poco...
quindi non credo che sia una... Cioè non ha perso con Gervonta perché era disidratato, no, sostanzialmente? Secondo me semplicemente Gervonta annullava completamente la sua unica arma, perché aveva, o per capacità o per trama tattica, per game plan, diciamo, aveva semplicemente capito come annullare meglio. Cosa che invece un Anei, che tutti quanti hanno definito statico, non concentrato, secondo me semplicemente Anei, per quanto mobile, è molto in linea, e quindi il matchmaking di stile tra i due è molto più favorevole a questi blitz rapidissimi in asse che Anei ti dà. E poi sai una cosa, secondo me Anei, secondo me tecnicamente è fortissimo, però secondo me ha sempre usato con grandissima furbizia il clinch. Io a volte l'ho anche un po' mandato a quel paese durante le dirette, perché è veramente uno che lega 3 o 4 volte per round, a cui gli arbitri hanno sempre consentito di farlo, e secondo me gliel'hanno consentito perché era una star in the making, quindi stava diventando veramente una stella, e quindi gli era consentito legare. Secondo me andava tantissime volte penalizzato per i clinch. Con Linares si è sopravvissuto a quell'ultimo round perché legava in continuazione, ma con tanti altri avversari. E invece con Garcia ci ha provato 100 volte, ma non c'è quasi mai riuscito per la fisicità di Garcia, perché ogni volta che provava a legare Garcia lo spingeva via e aveva il fisico per farlo. Sì, la nevrilità, ma paradossalmente a me Garcia in questo match ha ricordato molto Rolly nel prime. Rolly Romero? Certo. Scomposto, scordinato, brutto in culo, aggressivo, spingo e ti picchio. C'è proprio bar 2.0. Sì, 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 da saloon. Da saloon. Era Rolly, c'è proprio mano davanti, smanacciata. Però cazzo, ha fatto la differenza. Efficace, bisogna dire efficace. E ti dico la verità, non mi aspettavo che Anei potesse soffrire una trama tattica paradossalmente così semplice. Ma forse non se l'aspettava? Perché Garcia in realtà non ha mai combattuto così. Mai. Anche Garcia è sempre stato in linea, sempre ordinato, sempre pulito. Invece sabato no. Cioè sabato comunque ha fatto il matto, nel vero senso della parola. Ha fatto il Maidana. Sì. Ha fatto il Maidana. Sì, 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 proprio disrespect totale. Però evidentemente in questo tipo di match è fondamentale anche, tra virgolette, non rispettare chi hai davanti in termini puramente pugilistici. Ma io penso, se lo rispetti troppo sei quasi intimidito. Se fai il tecnico con il re dei tecnici perdi, sei destinato a perdere. Guarda per esempio Mayweather con lo stesso Maidana, sì, ha rischiato di perdere il primo incontro. Secondo me era un incontro da pari, sì, poi gliel'ha andato di un punticino, però è stato un incontro in cui è andato molto in difficoltà. Ed è andato molto più in difficoltà lì che con i tecnici tipo Canelo, tipo Cotto. Sì. Cioè, se fai il tecnico con uno che è un mago della tecnica, perdi sicuro. Col tecnico, il mago della tecnica, devi picchiare, non c'è niente da fare. Questo Derrick James, secondo me, l'ha capito. Sì, sì, perché la trama tattica è risultata vincente. Fermo restando che, ripeto, è vero che con i secchi ma non vai da nessuna parte, ma fino al momento dell'atterramento e dei primi scuotimenti il match stava prendendo proprio palesemente la via per un controllo anche agile, se vogliamo dire. Primo round Garcia, 4 round dopo Anei. Sì, sì, netti. E poi è cambiato tutto. Poi è cambiato tutto perché secondo me si è incrinato proprio qualcosa a livello caratteriale, cioè a livello proprio morale di Anei, che deve aver sentito qualche colpo, comunque deve aver fiutato il pericolo realmente. E secondo me quando sei così sicuro, che non si tratta di sopravvalutare, scusami, di sottovalutare, ma quando sei così sicuro che il match sta andando dalla tua, quando poi vieni risvegliato ti viene un vero e proprio timore di fotterti. Te lo dico perché è un demone che spesso e volentieri è capitato anche a me di dover gestire. È normale che non avevo di fronte Ryan Garcia, avevo di fronte altri pugili che probabilmente erano più semplici da gestire, sicuramente erano più semplici da gestire. Però ti dico, ci sono questi demoni in tutte queste riprese con cui convivere, e mi fa quasi specie, cioè ti fa capire come comunque siamo tutti umani. Anche una futura leggenda come Anei
è stato vittima di questo, perché ti posso garantire che l'aspetto mentale lo potevi cogliere guardandolo proprio in faccia con passare le prese. A me è impressionato proprio quello, perché in alcune inquadrature quando andavano a stringere aveva veramente la paura negli occhi. Lui che di solito è un cyborg, è molto freddo, ti guarda o sul petto, in faccia, comunque non ha un'espressione, invece da quando ha preso quel colpo che l'ha messo giù aveva veramente la paura negli occhi e quindi lì ha perso il match. Ho notato pure io questo, aveva un'espressione molto molto simile a quella di Joshua dopo il primo con Ruiz. Sì, proprio la paura. E lì Garcia secondo me l'ha fiutata, perché poi sono come gli squali, no? Quei pugili di livello mondiale se ne accorgono e si caricano ancora di più. Anche perché stiamo parlando comunque di un pugile che si stava giocando il match che avrebbe fatto gli avrebbe fatto fare il salto di qualità della carriera e quindi della serie. Hai fiutato il sangue, sai che non avrai probabilmente altre possibilità, devi chiuderlo. Comunque aveva qualcosa Garcia dentro che era diverso dal solito. Gesù. Cioè Garcia... Beh, ragazzi, la ringraziamo fino a una... Secondo me la ringraziamo pure tra un round e l'altro. Un pezzo di Gesù l'ha avuto. Aveva qualcosa di più del solito. Aveva questa aveva qualcosa dentro di diverso. Era più grintoso, era più cattivo, era più convinto. Ha preso sicurezza poi con gli atterramenti, ma è stato anche molto bravo, secondo me, a sfruttarla nel modo giusto, perché a volte cercava le fiammate, a volte invece tornava un po' indietro, rifiatava e non sprecava energia, quindi è stato anche bravo a gestirla. Però secondo me dal punto di vista mentale ha dimostrato di essere veramente veramente duro. Sì. Con Campbell, come dicevi tu, 4 anni fa andò giù, si rialzò e l'atterramento era stato molto duro e poi lo mise lui KO, quindi si era già visto che comunque era tosto, al di là poi di quello che si sentiva dire, dei commenti dei fan e tutto. Però stavolta per me ha veramente dato prova di essere un cagnaccio. Beh, e non se lo aspettava, la verità è che non se lo aspettava nessuno. No, assolutamente no, non mi aspettavo soprattutto che... Perché nonostante il match, il build up al match delirante la preparazione, delirante tutto ciò che ha rilasciato in termini diciamo di network pubblico riguardante sé, la sua preparazione, quello che diciamo stava attorno a lui, la verità è che comunque per come l'ha impostata e per la freddezza con il quale ha eseguito il game plan era molto meno delirante di quello che in realtà ha fatto sembrare. Come hai detto tu, ha marciato tanto sulle minchiate, facendo credere a tutti e secondo me un po' anche ad Ani che fosse veramente a metà tra un tossicodipendente in ripresa e un ex star dello sport. Anche dichiarazioni folli, tipo voleva battere Sugar Sean O'Malley, campione. Sì, sì. No, cioè, ma poi ho letto qualcosa che gli Illuminati lo volevano rapire, lo volevano uccidere. Secondo me proprio tante cose. Addirittura io vedevo delle storie a volte con delle scritte, sai, quando magari non riesci a scrivere, perché non so, sei ubriaco e scrivi dei tasti a caso e tipo ti esce KJ, Giulia. E lui faceva queste cose qui. Secondo me l'ha diretto al cazzo di fuori come Gue è stato davvero borderline. ma secondo te, ecco, dimmi una cosa, no? Cioè, c'era o ci faceva in questo build secondo up? Secondo me un po' tutte e due. Secondo me un po' tutte e due. Secondo me, comunque, come ho già detto, era molto meno reale. Cioè, lui sapeva che attuando questa trama delirante... Uno, vuoi non vuoi, chiamava attenzione a lui e al combattimento. Ed è il motivo per il quale un pugile così viene pagato 50 cazzo di milioni. Secondariamente, vuoi non vuoi, un po', che ti piaccia o meno, dai una falsa sicurezza al tuo avversario. Siamo tutti umani, l'abbiamo visto, abbiamo le stesse paure e ci aggrappiamo alle stesse cose. Quindi, secondo me, sapeva di questo qui. E in più, ragazzi, non scordiamoci che ha sfruttato il grandissimo vantaggio dell'underdog. Mi sono preso 50 milioni, ho mancato il peso perché me ne prenderò 48 e mezzo sti cazzi che pago un milione di euro. Pieno di attenzione mediatica, sponsor, quello e quell'altro, tanto devo perdere, se l'ha andato a giocare al massimo. Cioè, meglio di così la sua condizione era inarrivabile. Aveva, al tempo stesso, aveva tanto da perdere, ma niente da perdere. Bravissimo. Cioè, tanto da perdere perché comunque se avesse perso l'incontro, magari anche male o nettamente, certo, avrebbero detto tutti, ok, non è più un pugile, è un ex pugile, perde con Gervonta, si beve il cervello, perde con Finiva la YouTube series. Però
però al tempo stesso non aveva niente da perdere, perché nessuno ci credeva, quindi non aveva pressione addosso, poteva permettersi qualsiasi risultato e tutto ciò di buono che sarebbe arrivato no, era, sì, era più, tutto riguadagnare, esatto, sarebbe stato grasso che colà. Assolutamente sì. E così è stato, cioè secondo me anche una sconfitta 7 a 5 punti con Haney, comunque la gente avrebbe detto wow, se l'è giocata con un grande campione, magari allenandosi poco e male, se si fosse allenato bene magari avrebbe vinto, invece veramente ha fatto saltare il banco, follia totale. Bello. Per me è incredibile, no, bello, per me è incredibile. È una, secondo me è una di quelle notti che vengono ricordate un po' per la famosa magia della box. Quindi queste storie servono, fanno comunque, alimentano un mito che vuoi non vuoi, attira persone verso il gioco. Quindi adesso la gente sa benissimo che si può bere nel training camp, si può fare di tutto, si può allenarsi sul divano di casa con Derry James che ti guarda schifato, si può scommettere che per ogni libra regali $500,000 all'avversario. Guarda, va tutto bene. Io nel mio piccolo, da ateo e non cocainomane, ti dico, ho sempre detto, voglio, è inutile che siamo lì a fare i voli pindargini, allenati quando l'avversario dorme, mai un passo indietro, mai mollare, non alcolici per 6 mesi prima, astinenza totale per 3 mesi e poi ti lamenti che la tua ragazza ti scopa un altro, cioè, capito? Non è così che sei un campione. Comunque il campione lo diventi sul ring. Campione lo sei dallo spogliatoio alla ring walk, dove il 90% delle persone normali, anche atleti di ottimo livello, i famosi campioni di palestra, da palestra, crollano, si cagano screda, addosso, come si dirà la francese, totalmente, cagandosi addosso in maniera becera. Ma lui invece, lui zero proprio, lui si è caricato ancora di più. Lui zero, tipo Fury, un po' tipo Fury, sì. Dai. Ma perché allora, secondo me c'è comunque una serie infinita di sfumature tra il monaco Shaolin e una persona serenamente atletica. E la verità è che il fighter non è un atleta, il fighter è un fighter. E io fighter sono diverso da te fighter, perché Tyson Fury pippa fino a 2 minuti prima del camp, e quando gli va uccide gente che era considerata lo spauracchio della categoria anche su Marte, come Wilder. È più fighter lui per esempio di Joshua. Joshua è un super atleta, è sempre in forma 365 giorni l'anno, però nel momento delle difficoltà, cioè non così, nel momento della difficoltà tante volte è crollato, sì, mentalmente. Assolutamente sì, perché la verità è che la box è testa. È gran parte è bruttissimo da dire, perché sembra che uno dà un messaggio sbagliato e che io noi stiamo dicendo drogatevi che va bene. Dai, no? Guarda in camera e dillo questo messaggio. Che va bene, no? No, però la però verità no, è anche secondo me la verità è che i campioni, perché spesso e volentieri unpopular opinion totale, adesso mi mangeranno nei commenti quelli che vanno a alzarsi quanti, che no, ma ormai c'è una Spartan mania in Italia, non ti mangia nessuno, non ti mangia nessuno. La verità è che l'allenarsi così tanto, la vita austera, esasperata ovviamente, è un grande appiglio per l'insicurezza più totale. Cioè dove tu dici io ho fatto tutto il possibile, più di così non potevo fare, quindi devo fare bene. Sì. Però poi sono le stesse persone che saltano John Jones chiamandolo GOAT, il campione dell'UFC, MMA, che ha dichiarato più volte che la 2-3 sere prima del combattimento va a fare una festa in cui si uccide, in modo tale da avere lui... La scusa che se perde poi... Ho capito, Quindi capisci bene che non puoi essere fan di entrambe le fazioni. È la verità che nasci campione, lo diventi e che i miracoli in cui le persone normali, grazie al duro lavoro, arrivano al risultato, è uno su un miliardo e sono meteore. Rocky Balboa è un film. Se sei un campione, diventi campione. E Ryan Garcia ha dimostrato di essere un campione, un predestinato, perché non fai una performance del genere se non hai quelle capacità. Vogli allenare quando il mio avversario dorme, perché ragazzi, quello là si svegliava la mattina, Allah, preghiera, allenamento, corsa, road work,
Ne faceva tanto di un road work, è vero, c'erano nei video, correva sempre. Io ho seguito sempre i canali YouTube di entrambi, o meglio, quello di Ryan Garcia in verità no, perché gli davo 2 lire, mi stava pure sulle palle, vedo sto psicopatico che diceva minchiate, faceva gesti a cazzo di cane. Ho seguito quello di Ani, per un montaggio anche migliore, dei video quindi belli, stile embedded, UFC. Preparazione top. Ma un cyborg, cioè una roba che io invidio. Io sono abbastanza serio in preparazione, ma non arrivo a quei livelli di austerità, cioè vaffanculo, no, non riuscirei, io cederei. Cioè lui è maniacale. A parte dei volumi di lavoro insostenibili, ma per volumi intendo volumi folli di aspecifico. Io faccio volumi A, cioè io riporto sempre tutto su di me perché sono, essendo un pugile in attività, confronto con me, no? Specifico intendi sul ring, specifico, specifico sì, i circuiti, bravo, la corsa. Corsa, tutto ciò che non prevede un gesto appunto dello sport che pratichi, dei volumi folli, e 5 miglia a mattina, 5 miglia a sera, cioè praticamente io lo facessi con la macchina, la butterei dopo una preparazione, quei chilometri là, questo li corre. Per dire, Dopo anche lì ognuno è abituato al modo suo, lui ha sempre reso bene facendo così, assolutamente. Ci sta, però il discorso lo condivido perché secondo me è la cosa più importante, oltre a un dono genetico, è proprio la mentalità del guerriero, la mentalità del fighter, che non c'entra nulla con essere un atleta. Tu puoi essere un super atleta senza avere quel qualcosa dentro e allora magari puoi vincere un titolo, però non diventi un grande campione. E invece diventi un grande campione tendenzialmente se hai quella cosa, quel fuoco dentro, e in più se comunque riesci ad allenarti più o meno seriamente. Però diciamo che uno che non ha quel fuoco dentro si può anche allenare tutti i giorni 100 ore al giorno, ma non arriva ad essere come un Fury o un Garcia. Che è brutto da dire perché infrange i cuori di molti, i sogni di molti, ma la verità è questa, che per fare determinate cose nasci tagliato, o la vita ti taglia affinché tu diventi quel tipo di personaggio, magari ha la fortuna di conoscere la tua via, scoprirla, ma non è il lavoro sodo e basta, non è il crederci fortemente e non è avere la benedizione del parroco della parrocchia di paese che ti dà la fortuna di arrivare a quei livelli. Devi avere qualcosa di diverso, devi proprio essere differente anima, come dicono gli americani, ed essere tagliato per quello. E quindi se lo sei puoi anche appunto pippare ringraziando l'altissimo. Vabbè, questo è un po' in tutti gli sport, anche lasciamo perdere il fighting, no? Però Maradona cos'era? Concordo. Cioè, tanti sportivi erano sregolati e però avevano qualcosa dentro di diverso dagli altri, e comunque nonostante i problemi fuori dal ring o fuori dal campo da calcio o fuori dal campo da tennis, sono comunque diventati dei grandi, delle icone addirittura in alcune occasioni. È che io non pensavo che Garcia avesse quel fuoco dentro. Perché sembrava un pugile, capito? Un pugile dotato, però la verità, tutti, anche nell'ambiente, pensavamo fosse un po' un fighettino. Sempre tutto leccato, sempre tutto pettinato, la box sempre al di là poi del ciuffo e delle ciabattine. Cioè lo stile di combattere, sempre, sempre da lontano, mai da guerriero. Non ha mai dimostrato la durezza nel combattere in quel modo. Mai, onestamente mai, anzi. Cacciata appunto la prova con Campbell, aveva fatto vedere anche un po' di monopalla, se andiamo a vedere. Quello, tu con una parola hai detto quello che ho cercato di dire con una parafrasi. Ma perché sì. E per pochi, e la verità è quella. E invece ce ne ha due di palle, ma belle grosse, fumanti, come si dice in gergo. Fumando, secondo me. No, ma io aspetta, volevo chiederti questo, perché dopo so che sennò la puntata diventa troppo lunga e poi diventa pay per view dopo i 40 minuti, sì, no? Mettiamo la pay per view. Ha detto che non fa più il super leggero, ha detto che d'ora in poi solo welter, quindi era una scelta quella di non fare il peso, l'abbiamo detto, non lo vorrà mai più fare, si sente bene col fisico col quale ha combattuto sabato notte sul ring, però adesso vediamo se riesce a fare il bully, cioè a dominare fisicamente anche i welter, perché non è scontato. Jaron Ennis, Ike Crawford, che è un fuoriclasse, Ortiz. Allora, 5 anni fa ti avrei detto che i welter erano l'ultima categoria leggera.
in 5 anni la fisicità dei fighter nella categoria dei welter è stata completamente stravolta Sono la prima e pesante sono la adesso. prima pesante. Secondo me, Garcia non è abbastanza pesante. Io ti posso garantire che un Jaron Ennis bullizzerebbe a livello tecnico, ma ancora di più a livello fisico, Garcia. Ortiz mangerebbe Ortiz è grosso, eh. Ortiz è grosso. pezzo dopo pezzo Garcia. Cioè un match come quello che ha fatto con Haney, Non una categoria più esisterebbe. su, è impensabile. Non esisterebbe. Garcia potrebbe fare quel match con Collaso. Sì, cioè con un Se welter ritorna. di 10 anni fa, con quella Bravissimo, fisicità, bravissimo, certo. bravissimo, bravissimo. Anche perché ritorniamo al discorso di prima. Ok, non è grandissimo, ma la box può passare oltre al discorso fisico. Bro, tieni solo gancio sinistro. Punto. Un bellissimo gancio sinistro. Tieni solo gancio sinistro. Quindi Welter, Secondo me, ni. Welter, allora c'è anche da dire che io lo davo morto con Ani, quindi onestamente può essere l'uomo degli upset della vita. Però secondo me, due upset, cioè, da me si dice un Ness e Manotti Natale della serie. Alla lotteria vinci una volta, frate, non Sì, sì, è sì. che. Quindi, boh, bella, bella. Sono molto curioso di vederlo, non ti Comunque, conosco. cioè, facesse anche il Welter, sarebbe Garcia, forse non il più grosso, però penso a te quando facevi il Welter 5 anni Più fa, molto grosso più di me, grosso di come eri tu. sì. Però ripeto, era un welter non di livello mondiale, era un welter dimensione europea. Certo. Io ci tengo sempre a fare questa differenza perché l'idea della categoria di peso tra la dimensione europea e la dimensione americana No, è un altro è un mondo. altro Il mondo, Welter direi è un superpiuma. una roba devastante, un po' in funzione dell'estrema selezione che c'è lì rispetto a me, quindi secondo me becchi anche dei super uomini fisici. E poi, raga, non nascondiamoci, si dopano come Un cavalli po' di flebo pazzi. tra il peso e il match. Hanno una cultura diversa dello sport anche in termini di cultura del doping. E vuoi o non vuoi, hai poi un uomo completamente diverso sul ring il giorno dopo. Guarda un Charlo. Charlo qui in Italia ti fa il light heavy. Beh, Hard, cosa fa? Charlo Hard è tardo, fa fa il cruiser, con fa come Cogasso, fabbio lo Lupo. mettiamo, Sì, eh? con Con Cogasso e Cogasso. Turchi. Cioè, quindi stiamo parlando veramente di due mondi diversi. Però in quel mondo In lì, quel da mondo Welter lì non da sarebbe il più Welter, grosso. no, non sarebbe il più grosso, secondo me non riuscirebbe ad imporsi e non riuscirà ad imporsi, poi magari mi smentirà, lo spero per lui perché gli auguro il meglio come a qualunque altro mio collega. Chiudo soltanto dicendo che secondo me adesso è il volto della box dopo questa vittoria. Per Sì, me non è concordo. più grosso di Canelo, ma non è più piccolo di Canelo, come impatto mediatico in prospettiva diventerà di più. Quindi secondo me è lui. Concordo al 100% perché partiamo da un discorso. Partiamo da un lavoro di comunicazione fatto su di lui da quando era dilettante e che adesso non aveva avuto il sostegno del risultato sportivo quanto si era sperato. Con st'upset tu hai dato la concretezza sportiva ad un super personaggio che adesso, grazie anche a sta follia generale che sta esprimendo, accattiva ancora di più la gente. No, adesso è gigante. Se tu guardi i Adesso è numeri, è praticamente il De La gigante, Hoya che gigante. veniva fotografato con i travestiti Col mentre twittava, con le calzarete. gazzarrette, cioè, quindi hai praticamente il massimo, hai il gossip, hai la bella presenza, hai uno che fa i culi. No, adesso è Quindi perfetto. sì, Pacchetto nuova perfetto, volta alla completo. box. Cioè lui è Gypsy King e praticamente ogni funzione educativa del pugilato è Vabbè, completamente però un annientata. gradino sotto ci sei tu che invece porti, eh. Sì. Porti i valori della nobile arte sui ring di tutta Europa. Bella, e dopo questa grandissima castroneria del mio collega, vi salutiamo e vi invitiamo al prossimo episodio. Bella, lasciate i vostri commenti, scrivete quello che siete da YouTuber. Dai, è bella.